viene fermato da un avversario, la Majestic, che sta neutralizzando l'offensiva della squadra di Callaghan, che non riesce ad avanzare di un metro oltre il centrocampo. Vediamo che il capitano della Flynet è molto preoccupato. Philip, ma perché continuano a insistere sui passaggi? Te l'ho detto, Callaghan, i passaggi si fanno solo per paura degli avversari. Il tuo metodo di gioco non ti porterà certo alla vittoria. Ora ti mostrerò io come si fa. Muoviamoci! Passaggio lungo verso Hilton! Che stoppa e avanza! Maledizione, fermatelo! Hilton si sta dirigendo indisturbato verso la forza avversaria! Recuperate tutte le vostre posizioni! Hilton viene fronteggiato da due difensori! Ma li supera agevolmente! Ti fermerò io, Hilton! Callaghan corre verso il capitano della Majestic che sta quasi per raggiungerlo! Ma Callaghan riesce a liberare la palla che si alza altissima in direzione dell'area della Flynet dove il portiere è pronto a riceverla! È tua, Tony! Ok! Ma vediamo arrivare a tutta velocità il numero 10 della Majestic, Max Eagles, che è già vicino alla porta avversaria. Forza, Max, corri! Oh no! Eccomi! Salto di Eagles e contemporaneamente anche del portiere della Flynet. Brunner para, ma non trattiene! E un successivo colpo di testa di Eagles manda la palla in rete. La Majestic passa in vantaggio al ventesimo del primo tempo. Entusiasmo dei giocatori della Majestic è contrapposto allo sconforto di quelli della Flynet. E adesso, capitano? Che ti succede, Philly? Devo subito recuperare. Sta giocando la terza partita dei quarti di finale tra la Flynet e la Majestic. Le due squadre che si sono già qualificate per le semifinali sono la Muppet e la Tow. La Flynet, che era la favorita, sta ora perdendo per una rete a zero, messa a segno da Max Eagles, numero 10 della squadra di Michael Hilton. Non riusciamo a comprendere cosa sia accaduto ai ragazzi di Philip Callaghan. Non è così che dovevano andare le cose. Dove abbiamo sbagliato? Accidenti, siamo soltanto all'inizio, non si devono perdere danni. Forza, ragazzi! Philip dovrà stare molto attento. La Majestic è veramente più forte di quanto ci aspettavamo. Ti prego, Phil, non puoi perdere. Calcio di inizio della ripresa tocca alla Flynet. Becker e Davis sono partiti subito all'attacco ed evitano magistralmente due avversari. La palla è ancora a Davis. Non riuscirete a fermarmi! Kenny! Oh, non è possibile! Davvero un bel colpo, amico! Ancora una volta la Majestic si è impossessata del pallone! Dobbiamo cambiare tattica! Devo riprenderlo! Intervento in scivolata di Becker, che libera verso Pepper! Devo passare la palla al capitano! Lancio di Pepper per Callaghan, intercettato da Hilton, che scatta velocissimo. Gli abbiamo dimostrato ancora una volta chi sono i più forti. E adesso dobbiamo fare un altro gol. Sì! Non capisco come possa accadere. I nostri passaggi sono perfetti, eppure riescono sempre ad anticiparci. Stavolta è Callaghan, che anticipa un avversario e si impossessa della palla. Dai, Philip! Forza, Callaghan! Capitano! Sono tutti marcati. Non posso passare a nessuno. Devo farcela da solo. Avanza ancora Callaghan, velocissimo! Il capitano della Flynet supera un avversario e continua la sua corsa verso l'area della Majestic.
di riuscirci, Phil. Lo fermerò. Attento, Peter, te la passo. Lancio di Callaghan verso Shake. Ma vediamo un difensore pronto a intervenire. Dai, Peter, puoi farcela, adesso sei sbarcato. Tiro fortissimo di Shake. Ma purtroppo per lui il pallone colpisce la traversa e termina sul fondo. Purtroppo la Flyners ha perso questa splendida occasione per pareggiare. Ma questa è proprio sfortuna. Anche la fortuna è dalla nostra parte. Non dovevo sbagliare, ma come avrò fatto? Rilanciare e passa altissimo verso Eagles, l'autore del gol della Majestic. Eagle colpisce di testa e un suo compagno mantiene il possesso della palla e libera verso destra. Non riesco a capire cosa è successo alla squadra della Flynet, Oliver. Non avevano mai commesso errori come questo in passato. La Majestic ha studiato bene come distruggere il loro gioco. Non ho mai visto la Flynet così in difficoltà. Se non prendono provvedimenti, perderanno. Callaghan recupera la palla e riparte l'attacco. Questa potrebbe essere l'ultima possibilità per la Flynet prima dello scadere del tempo. Dobbiamo provare a confonderli. Callaghan arriva di fronte alla porta e passa sulla sinistra per Shake, che continua l'azione, toccandola finalmente per Pepper, che di prima passa a McDonald. Forse la Flynet sta provando una nuova tattica di gioco. Passaggio indietro di tacco per Walker. Bene. E verso il tiro. Ma la palla viene deviata da un avversario che manda sul fondo. È stato Hilton a passare via la palla evitando un gol sicuro. Il risultato resta quindi di 1-0 per la Majestic e su questo risultato termina il primo tempo. Sei stato molto bravo, Michael. Ragazzi, dobbiamo fare almeno un altro gol prima della fine. E credo che non sarà difficile. Guardate i nostri avversari. Sono esausti. È colpa mia. Non dovevo sbagliare quel gol. Accidenti. Smettila, Peter. Abbiamo tutti le nostre responsabilità. Perché non riusciamo a sfondare? Eppure ci siamo allenati seriamente. Quello che è fatto è fatto. Abbiamo altri 45 minuti. Non dovete perdere la fiducia in voi stessi. Avete le carte per vincere e lo sapete. Quindi mettetecela tutta. Va bene. Maledizione. Non mi ero mai trovato in una situazione simile. Cosa mi è successo? Devi farcela, Phil. È un brutto momento per la Flynet. Se continuano così, perderanno la partita. Nessuno si aspettava che questa Majestic fosse così forte. Tra poco tocca a noi. E anche i nostri avversari sono forti. Callaghan si trova nei guai. Deve reagire. Gentili telespettatori, sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro tra la Flynet e la Majestic. Ricordiamo che è la Majestic ad essere in vantaggio per 1-0. Ed è proprio quest'ultima che parte l'attacco. Pepper cerca invano di intervenire. Quando ero io l'allenatore della Flynet non mi era mai capitata una cosa del genere. Non capisco cosa sia accaduto a questi ragazzi. Devo fermarli prima che segnino un'altra volta. Intervento di Callaghan che si impossessa del pallone e parte all'attacco. L'azione del capitano della Flynet ha sorpreso gli avversari che non intervengono. Ma ecco il numero 5 della Majestic che cerca di fermarlo ma non vi riesce. Callaghan dribbla e scarta un altro avversario, continuando ad avanzare velocemente verso l'area della Majestic. Dai, Philip! Il capitano della Flynet è marcato strettamente da due difensori, ma riesce ugualmente a mantenere il possesso della palla. Scatta verso la rete! Fermatelo, ragazzi! Non deve riuscire a segnare! Questa volta non sbaglierò! Crossi Callaghan verso Shake, che avanza! Shake è solo davanti al portiere! Peter! Ah! Ah!
bene! Stavolta è fatta, Peter! Testa di Shake! Che colpisce il portiere! Un'altra bella occasione della Flynet è svanita! Mi è andata bene. È la seconda volta che Shake sbaglia un gol che sembrava già fatto. Ma come ha fatto a sbagliare? Vieni, Callaghan! Vediamo se adesso riesci a fermarmi. Rilancio del portiere verso Hilton. Avanti, ragazzi, fermatelo! Hilton supera in questo momento la metà campo e si avvia verso l'area avversaria. Max è smarcato. Devo tirare io. Tiro fortissimo di Hilton. Prendila, Tony! Non può farcela. Si tuffa prontamente Brunor e spara stupendamente. Bellissima azione del portiere della Flynet, che evita un gol che avrebbe messo nei guai la sua squadra. Recupera la palla Davis. È seguito da due avversari. Devo passare al più presto. Kenny! Gerard! Pepper non aggancia e la palla termina in fallo laterale. Rimessa in gioco della Majestic. La Flynet non gioca tranquilla, quindi commette molti errori. I suoi passaggi non sono ben coordinati e questo va a vantaggio degli avversari. Ehi, ragazzi, state più calmi! Ollie ha ragione, ci siamo innervositi. Come vedi, avevo ragione io, Callaghan. Voi non vi passate la palla non per un vostro schema, ma perché di fronte alla nostra forza non sareste in grado di mantenere il possesso del pallone e quindi lo date via senza neanche provarci. Non riuscirai a farmi perdere le staffe, Mike O'Hilton. Sei solo un bamboccio, Callaghan. Non diventerai mai un numero uno se continui solo a passare la palla agli altri. E adesso ti darò una lezione su come deve giocare un vero professionista. È arrivato il momento di farvi conoscere la vera Flynet. Siamo venuti qui per vincere e ci riusciremo. Ora ti riconosco. Capitano! Avete sentito cosa ha detto Philip? Dobbiamo vincere assolutamente questa partita, capito? Abbiamo ancora del tempo e ce la faremo, vedrete! Non preoccupatevi, vi batteremo, Majestic! Costi quel che costi! Mancano soltanto 10 minuti alla fine e per vincere dovranno segnare almeno 2 gol. Sembra che abbiano riacquistato la fiducia, speriamo. È bastata una parola di Philip e tutti sembrano come rinati. Ci sono solo 10 minuti e dobbiamo solo impedirgli di segnare chiudendoci in difesa. E senza farci prendere dal panico, capito? Ok! Non puoi perdere, Philip. Oppure tutti quei giorni di duro allenamento non saranno serviti a niente. Il sole sta tramontando. E per giunta sta cominciando anche a nevicare. Non lamentatevi. Continuate a spalare, che poi faremo una bella corsa sulla neve. Che modo ci si deve allenare? Non meriti una sconfitta. Callaghan continua ad avanzare. Non possiamo perdere. Ci siamo allenati duramente per tutto l'anno. Il numero 10 della Flynet è di fronte alla porta avversaria. Che fai, Callaghan? Non passi la palla?
Callaghan ha anticipato un difensore, no. Tira un tiro molto potente che prevediamo sia anche molto difficile da parare. Si tuffa il portiere ma non raggiunge la sfera ed è gol! La Flynet ha pareggiato al 40esimo del bravo, secondo tempo. Bravo Philip, finalmente ce l'hai fatta! Gianni c'è riuscito! Callaghan ha riacquistato il suo spirito combattivo. Ha fatto un gol stupendo. Bravo! Adesso è il momento di segnarne un altro, Philip. Callaghan ha un tiro molto potente, perché si allena sempre correndo sulla neve, ogni giorno. Sì, un allenamento di questo tipo rende i muscoli molto resistenti. Comunque ho notato anche che da qualche minuto la Flynet sembra aver riacquistato fiducia in se stessa, tornando a fare il gioco di squadra. È soprattutto questo che l'ha portata al gol. Il gioco riprende e ancora la Flynet in attacco con Becker. Ma che diavolo state facendo? Marcatelo, non lasciatelo libero. Eccoli. Non preoccuparsi per loro. Continua a correre. D'accordo. Se vedi che stai per perdere la palla, passala subito, ok? Adesso sì che riconosco la Flynet d'una volta. Ora i ragazzi stanno facendo un gioco molto ben equilibrato. Sembra addirittura che stia giocando una squadra diversa da quella di pochi minuti fa. Sì, hanno cambiato completamente tattica. Non buttano più via il pallone in passaggi imprecisi, ma cercano di non perderlo per passarlo poi a Callaghan. Kenny, dallo a me! Tuo, Philip! La palla è di nuovo in possesso di Callaghan, che si trova di fronte alla porta avversaria. Non deve segnare un'altra volta. Vediamo che Hilton va verso Callaghan per fermarlo. Sono il più forte e tu hai paura di me, non è vero, Callaghan? Stavolta non funzionerà. Non mi farai perdere la calma. Il capitano della Flynet continua ad avanzare ed è sempre più vicino a Hilton. Ti fermerò. Devo farcela. Bellissimo dribbling di Callaghan che si libera di Hilton e va verso la porta. Maledizione, Michael ha fallito. Ormai Callaghan è libero da marcature, da di fronte soltanto il portiere. Ma non tira, preferisce toccare sulla sinistra per Sheik che ferma la palla. Perché, Phil? Voglio che sia tu a tirare, Peter. Fagli vedere che siamo tutti in grado di segnare. Devi tirare, muoviti! Che cosa aspetti, Peter? Tutti aspettano che tiri. Non devo perdere tempo. Tira fortissimo! Ed è gol! Al 43esimo della ripresa, il tiro di Sheik ha centrato la porta e la Flynet passa in vantaggio. Il risultato è ora Flynet 2, Majestic 1. Evviva! Evviva! Bravo! Bravo, Peter! I componenti della Flynet esultano. Mentre vediamo Hilton disperato e furente. Philip ha passato il pallone a Sheik invece di tirare. Ha voluto dimostrare a tutti che non è solo lui l'uomo gol della sua squadra. Se Sheik avesse sbagliato non so come sarebbe finita, ma Philip ha una grande fiducia nei suoi compagni e fa bene. Il gioco riprende con la Majestic in avanti. Ce l'hai fatta, Callaghan. Ma cos'è, neve? Abbiamo vinto, Jenny, abbiamo vinto! Domani batteremo la New Team e con te ci vedremo alla finale, Lander!